Non vedi, Gesù, che io mi approfitto della tua bontà? Te solo, Gesù, te solo io cerco, te solo voglio. Non dubitare che la tua gemma ti seguirà fino al Calvario. So far troppo poco, Gesù, per benedirti ed amarti. Ti sento nel mio cuore. Sei tu, oppure mi inganno? Sì, questa calma che sento, questa dolcezza, mi fa capire che sei tu. Il mio cuore si dilata, oh Signore, e sento dolcezze che solo la misericordia di Dio può dare. Sono nata il 12 marzo 1878 a Borgonovo di Camigliano, in provincia di Lucca. Il babbo, Enrico Galgani, era il farmacista del paese ed io ero la quinta di 7 figli. Sono stata battezzata il 13 marzo 1878 e tra i primi ricordi della mia infanzia c'è mia madre, Aurelia Landi, che fin da piccina ha fatto di tutto per fare di me una buona cristiana. Mi portava in chiesa e mi insegnava tutte le preghiere, spiegandomi che bisogna amare e rispettare il Signore. A volte mi prendeva tra le braccia, mi stringeva a sé e mi ripeteva: ho pregato tanto Gesù che mi desse una bimba e mi ha ascoltato. Spesso nel farlo piangeva ed io non capivo perché. Volevo un gran bene alla mia mamma e al mio papà ed ero felice nella mia numerosa famiglia. Intanto la mamma mi aveva fatto capire di essere molto ammalata e mi diceva che presto lei sarebbe andata in paradiso. Questo fatto mi rattristava molto ed io ero sempre molto preoccupata per lei. Avevo paura che andasse via senza portarmi con lei. Era il 26 maggio del 1885 quando feci la cresima. Ad un tratto in chiesa sentì come una voce che mi diceva: me la vuoi dare la tua mamma? Sì, ma dove va lei vorrei andare anch'io. Ci vorrà anch'io, vero? Mi rispose la solita voce: dammi volentieri la tua mamma. Tu per ora devi stare con il tuo papà. Mamma la porterò in cielo, sai? Fui costretta a dire di sì. Tornai a casa correndo. Mio Dio, guardavo la mamma e piangevo. Passarono altri 2 mesi. Non mi staccavo mai da lei. Alla fine il babbo, che temeva che dovessi morire prima io di lei, mi portò da un fratello della mamma, a Lucca. Non vidi più nessuno, né il babbo né i fratelli. Seppi poi che la mamma era morta il 17 settembre di quello stesso anno. La zia mi teneva come una figlia, era buona e religiosa, ma mi mancava tanto la mia mamma. Quello che sentii e provai nel momento che Gesù, per la prima volta, venne nel mio cuore, non so esprimerlo. Gesù si fece sentire forte, forte dentro di me. Capii in quel momento che le delizie del cielo non sono come quelle della terra. Mi sentii presa dal desiderio di restare sempre unita al mio Dio, di restare in raccoglimento. Volli fare dei buoni propositi, di essere sempre fedele alla comunione e alla confessione, di visitare Gesù sacramentato, di stare sempre alla presenza di Dio, di chiedere ogni sera la benedizione della Mamma Celeste. Nel 1898 Gemma guarisce miracolosamente da una gravissima malattia ed iniziano le esperienze mistiche. Le estasi di Gemma erano raccolte dai familiari che si trovavano ad assistere a quei mistici dialoghi. All'inizio sembra di assistere al dialogo tra due innamorati.
Non lo vedi che appena fa giorno io penso a te. Appena fa sera, tutti i momenti, io ti sono vicina. Ti voglio bene, Gesù. Giovedì 8 giugno 1899, Gesù mi disse che mi avrebbe fatto una grazia grandissima. La sera provai un dolore così forte per i miei peccati che non l'ho più sentito. La memoria mi ricordava tutti i miei peccati e mi faceva vedere tutti i tormenti che Gesù aveva patito per salvarmi. Con la mia volontà li detestavo e mi ripromettevo di volerli espiare. Mi sentii come rapire i sensi e mi trovai dinanzi alla mamma mia celeste, che aveva alla sua destra il mio angelo custode. Mi pentii di tutti i miei peccati e dopo la Madonna mi rivolse queste parole: in nome di Gesù ti siano rimessi tutti i peccati. Aperse il manto e con esso mi coprì. In quell'istante apparve Gesù, che aveva tutte le ferite aperte. Ma da quelle ferite non usciva più sangue, ma fiamme di fuoco che vennero a toccare le mie mani e i miei piedi ed il mio cuore. Mi sentii morire, sarei caduta a terra, ma la mamma mi sorresse. Mi ritrovai in ginocchio per terra, mi alzai per mettermi a letto e mi accorsi che mi usciva del sangue dalle mani, dai piedi, dal costato. Quei dolori, quelle pene, anziché affliggermi, mi davano una pace perfetta. Ogni giovedì, prima delle 8, quei dolori si ripetono. A chi confidare le mie miserie? Lascia che ti chiami, Padre. Come mi consola la tua presenza, il tuo amore, il tuo sorriso. Possibile? Possibile che un Dio sia rinchiuso dentro di me? Possibile? Lascia che ti chiami, Padre, perché con me sei troppo buono. Lascia che ti chiami, Padre, perché nessuno perdona come te le mie debolezze. Come fai tu? Sei un abisso di amore, Gesù. 1902. Si offre vittima al Signore per la salvezza dei peccatori. Gesù le chiede la fondazione di un monastero di claustrali passioniste in Lucca. Gemma risponde con entusiasmo, lei che nel cuore è e sarà sempre passionista. 21 settembre 1902. Si ammala gravemente. Gennaio 1903. Viene trasferita presso la zia Elisa in Via della Rosa. La sua vita è segnata profondamente dal dolore. Aprile 1903. Inizia il periodo più buio. Le conseguenze del peccato degli uomini gravano pesantemente sul suo corpo e sulla sua anima. Disfatta dal dolore e dalle incomprensioni, Gemma muore. È l'11 aprile 1903, Sabato Santo.